Ciao ragazzi, ciao ragazze. Allora, come avete visto dal titolo, voglio fare anche mentre creo, cioè di vlog creativi, chiamiamoli così, dove vi faccio vedere quello che ho creato, oppure vi faccio, pure se durano pochissimo, durano molto poco. Allora, questa qui, vedete, a me piacciono, ragazzi, a me piacciono molto le collane fatte così, cioè la collana più semplice più mi piace, vi dico la verità. Questa per esempio è fatta con il filo, con la molla metallica, dove ho messo delle perline, poi qua mettete dei componenti tipo, come si chiamano, pure le Chanel, tipo quelle collane Chanel che poi ne faremo parecchie, ve ne faccio vedere, che sono troppo carine, vedete come mi piace. E questa è lunga, è fatta così, con tutte queste, io ce n'ho un sacco di queste perline, così. Questa è proprio semplicissima, è inutile fare i tutorial di queste qua così semplici. E questa pure mi piace un sacco. Poi questa qua invece ho fatto semplicemente un'infilatura di perle. E poi vedete qua, e poi qua sono stati messi con il cavetto metallico e con i chiodini, questi si gira e si mettono tutti questi grappolini. Vedete, c'è il filo metallico qui. Il filo, o si fa col filo metallico o si mettono i chiodini. Ah no, qua ho messo i chiodini e li ho girati attorno a tutta la collana di perle che avevo infilato. Queste qui non sono proprio pietre, pietre fredde in poche parole, quindi questa, la collana non costa nemmeno tanto, questa qua. E si fa questo modellino qua fatto così. Se si voleva continuare, uno lo poteva fare anche per esempio più alto, più basso, però poi a me troppo complicate le collane non piacciono, anche perché le lavorazioni un po' complicate le faccio su ordinazioni. A me mi piacciono più fare delle, ecco, per esempio io dico, vuoi la pietra che costa più poco, vuoi quella di plastica, vuoi quella che costa più pregiata, quindi le faccio quelle più complicate, ragazze, le faccio proprio su ordinazione. Però a me piacciono fare molto le collane, ho detto, più semplici, quelle tipo Chanel, poi mi piacciono i rosari perché i rosari me li chiedono proprio, e quindi vedremo anche, faremo anche dei tutorial di rosari perché ho vari schemi. Naturalmente io i schemi me li preparo io. Poi vi volevo fare vedere questa cosa. Mamma mia, mo cascavo perché sto con la telecamera che sto un poco più, come si dice, sistemata. Allora, volevo farvi vedere questa qua. Cioè, allora qua io tengo questi mezzi cristalli che li tenevo dentro i materiali creativi. Tengo questi cristalli. Vedete che evidentemente avevo pensato di fare qualche cosa e quindi questa, vedete, avevo attaccato tutti i mezzi cristalli e si era fatta. Secondo voi, datemi un consiglio, ragazze. Allora, posso mettere magari un anellino. Io avevo pensato un anellino e poi mettere una bella catenina in acciaio dorata, perché io da oggi in poi prendo l'acciaio in acciaio dorata e quindi verrebbe la collanina così, che io adoro i mezzi cristalli. Vedete, queste cose fatte con i mezzi cristalli io le adoro proprio. Quindi datemi un suggerimento, secondo voi. È meglio, sì, secondo me con una caterina dorata, perché comunque i biconi, questi sono i biconi sono fatto questo colore ambrato, quindi mettere l'argento non va bene. Quindi io metto una caterina dorata magari e poi ve la faccio vedere. Voglio fare questi vlog pure creativi, perché così mi date dei suggerimenti, così li facciamo pure insieme. Dove volete il tutorial, io poi vi faccio il tutorial. Naturalmente le cose semplici, ragazzi, è inutile fare il tutorial, questo è facilissimo, vedete? Voi prendete tutto il filo di mezzi cristalli, così come per esempio si va a comprare, e poi lo attaccate. Io ho semplicemente unito e li ho attaccati così. E ora volevo pigliare una catenina, magari una bella catenina particolare d'acciaio. Veniva una bella collanina, veniva proprio una bella collanina. Faremo tante collanine perché sto facendo i disegni di un sacco di schemi. Fatemi sapere se vi piace questa cosa, che mi piacciono pure questo fatto che voi mi consigliate, magari mi date dei consigli, che mi piace un sacco, a parte che poi può essere utile per qualche ragazza che vuole cominciare questa tipologia di lavoro, ragazze, che è troppo bello comunque creare. Vi dico, a me, io è uno degli hobby per,
è stato uno degli hobby che mi ha fatto entrare su YouTube, perché diciamo che tutti gli iscritti quasi che tengo sono entrati perché io creavo. Quindi ragazze, quindi faremo anche questi vlog creativi. Dove voi mi date questo consiglio? Perché non so se potevo mettere un nastrino, però con il nastrino non mi ispira. Invece con la catenina, magari non una catenina troppo già vistosa, particolare, proprio una catenina molto semplice, magari non lo so, datemi qualche altro pure suggerimento. Ragazzi, quindi aspetto i vostri commenti giù e niente. Poi vi volevo fare vedere quest'altra cosa pure, ora mi dimenticavo, il video precedente dove avevo fatto come si chiama? La sferetta, allora mi è stato commissionato, aiuto, poi devo mettere a posto anche la mia pagina Facebook, mi è stato chiesto di fare un orecchino con questa tipologia di pietre qua. Non lo so, ragazze, se si vede, è pure strano perché ho aperto pure, vedete? Perché sono stata contattata in privato e mi ha chiesto un paio d'orecchini fatti con questa. Allora, queste sono pietre, ragazze, non sono pietre fredde. La pietra vera, dovete sapere, è una pietra fredda. Quindi voi ve ne accorgete quando il materiale è plastica, se è freddo. Invece, siccome voleva una cosa che non veniva, questo paio d'orecchini non doveva essere molto costoso, quindi io gli preparo, gliele preparo con queste, che comunque pure è molto particolare, è bella questa pietra. E poi la vado a rivestire, perché faccio anche un rivestimento con queste qui, che queste sono delle Delica dorate e quindi sopra sta benissimo. Vi farò vedere infatti questi orecchini che mi sono stati pure commissionati, quindi queste due sfere. E quindi vi volevo fare vedere le perline, infatti ce l'ho qua. Le tengo qua vicino a me perché dovevo fare questo lavoretto qua. E questo lo devo anche rivestire, perché sennò la pietra era troppo, cioè solo la sferetta era troppo semplice. E poi metto una semplice monachella e niente, gliel'ho preparati. Naturalmente queste sono persone che stanno vicino a me, quindi dove abito io, però qualsiasi cosa uno si mette d'accordo. E niente, ragazze, datemi un consiglio per questa catenina, perché questi biconi sono troppo belli, guardate che bei colori fanno. E avevo pensato anche di fare questi vlog creativi, infatti questo sarà lo numero 1, così io vi faccio vedere pure tutte le cose che faccio. Magari non vi piace una cosa, mi date dei consigli, che sono sempre ben accetti. Niente, vi mando un bacio e al prossimo video.